Allora, in partenza da San Candido, il primo pensiero è ad Anna. Cosa diciamo ad Anna, che può stare tranquilla? Certamente. Daniela? Tranquillissimo. Buone mani. Siamo saliti di 200 metri in quota in un'ora e un quarto. Ci troviamo a 1.390, secondo l'altimetro di Paolo a 1.400. Eccoli qua in piena forma. Quasi sulla vetta del Monte Elmo, siamo a 1.900 metri. Eccoci qua alle ore 4.30, abbiamo ancora un'ora per arrivare in tempo per la cena. 4.40 ormai. 4.40, quota, 4.40. Buona quota qua davanti, che abbiamo cima 1, 3 Scarperi, sesto la Val Fiscalina, e dietro le cime di Lavaredo e Paterno. Dice che sei qua? Sì, dai. Sicuro. Siamo qua. Una vista spettacolare, si apre verso nord della Valpusteria sui monti austriaci. Oramai abbiamo passato i 2.400 metri, sono le 17.20, quindi siamo giunti al nostro primo obiettivo. Il primo giorno è mediamente impegnativo, con 15 km percorsi, circa 20.000 passi, lungo un percorso che si snoda attorno ai 1.700 metri di quota, come quota media. In realtà saliremo di 1.300 metri partendo dai 1.200 di San Candido fino ai 2.400 del Siliane Route, passando attraverso la cima subito sotto la cima del Monte Elmo, che è a 2.434 metri. Ora è 7.25, partenza dal rifugio, il secondo giorno. Non ci sono molti tratti esposti, ma ogni tanto qualcuno come questo capita. Siamo poco oltre i 2.500 metri, questo è un tratto un pochino esposto, stiamo avvicinandoci alla sella. Siamo alla sella di Nemes, vicino a un'omonima casera, 2.425 di quota. Quella è la Muta, la cima sotto la quale passeremo, e lì sotto c'è il cimitero, un piccolo cimitero.
2563 e continuiamo a salire. Resti della prima guerra mondiale, non se le passavano certo bene con anche gli austriaci. Si passa, siamo sempre sulla Mutta, 2560 circa. A destra si va per la parte italiana, sconfiniamo a sinistra per la parte austriaca. Da quando non si è più così rigidi nei confini, c'è molta più libertà di movimento per scegliere il percorso più agevole. Vediamo il versante sud italiano, oramai ben soleggiato, sono le 10:15 del mattino. Dall'altra parte avremmo già potuto raggiungere il rifugio che davano a 4 ore dalla partenza di stamattina, quindi siamo a buon punto. Temiamo un po' per la pioggia che dovrebbe manifestarsi verso il tardo pomeriggio, ma dovremmo riuscire a raggiungere il nostro obiettivo prima di allora. Il 29 luglio è la giornata con il percorso più lungo, poco meno di 25 km. Dal Porzehutte saliamo subito alla forcella di Gnas per poi discendere nella valle omonima, passando per la casera Campobon. Sarà tutto un continuo saliscendi tra i 1700 e i 2400 metri e alla fine della giornata ci saremo elevati di 1800 metri e ne avremo scesi 1600 in poco meno di 11 ore. Non ci fermiamo e risaliamo alla casera Cecido a 2014 metri di quota. Da lì è un altro scendere per la casera Manzon e un risalire per la casera delle Drotele. Stiamo percorrendo la splendida Val Visdende. Ancora in discesa per la casera Chiastelin e infine, sotto la pioggia, giungiamo alla casera Antola di sopra, dove abbiamo una mezza idea di fermarci. Un ottimo pranzo e il tempo che riprende il bello ci inducono a proseguire per le 3 ore che servono a raggiungere il Calvi. Superata Malga Kivion, inizia l'interminabile salita al passo dell'Oregone. Ci infiliamo sotto alla parete nord del Peralba e raggiungiamo infine il rifugio Calvi. ...7:55 partenza dal Porzehutte. Anche oggi ci aspettano 8-9 ore di camminata, se basta. Ieri ne abbiamo fatte dalle 7 di mattina alle 6 di sera con un'ora soltanto di sosta. 1950 metri di dislivello percorsi, oggi dovremmo avere qualcosa di meno. Poco meno di mezz'ora dalla partenza del rifugio Porze siamo alla forcella di Gnaz.
Qui in Forcella c'è un trivio, si continua verso l'alto, verso sinistra con la cresta, nel nostro caso invece prendiamo a destra per seguire la strada più tranquilla per la Val Vistende. Qui sotto di noi la Val Vistende, dovremo percorrere in lungo fino ad arrivare al rifugio Calvi. Antiche iscrizioni evidentemente del periodo fascista. Alla fine abbiamo optato per il sentiero di destra, che è quello che conduce a quest'ampia carrareccia, molto probabilmente costruito dagli alpini durante la prima guerra mondiale per osteggiare i rivali austriaci che stavano qui a poche decine di metri. Siamo pronti a scendere di 250 metri di quota per imboccare l'altra strada sterrata. Ora scenderemo quindi lungo questa carrareccia con tranquillità, poi prenderemo quel sentiero dalla casera di Ignaz qui sotto, imboccheremo il sentiero 170, che è quello che ci porta fino alla casera Campobon, che si trova lì, una delle prime numerose casere che dovremo superare in Val Vistende. 9:15, quindi è passato 1:20, siamo al bivio, proseguiamo per il 170 verso la Marga Campobon e lasciamo a sinistra il 172 della Forcella di Ignaz. Ora avremo una bella salita, mentre tutto questo tratto di strada l'abbiamo percorso una media di 3,5 km all'ora. La velocità più elevata d'altra parte eravamo su strada sterrata e in discesa. Avvicinandoci alla Marga Campobon, questo sulla nostra destra, cioè verso sud, è il Monte Schiaron, 2246 metri. È la nostra prossima meta. Siamo arrivati alla Malga Cecido, sono le 10:10, quindi ci abbiamo messo dalla partenza dal Porze Hutte circa 2 ore e un quarto. Rispetto al versante nord austriaco, questo sud italiano è pieno di punti di approvvigionamento idrico, quindi non occorre portare tant'acqua nelle borracce. Lì sotto la Val Vistende. Sono le 11, siamo già arrivati alla casera Manzon, aperta. La Marga Manzoni, 8.990 metri, siamo arrivati alle 11. Ci sono alcuni guadi e alcuni coraggiosi che proseguono in bicicletta in salita. Devi fare lavori adesso. Marga Chiastilin, mezzogiorno e 40, ancora qualche accenno di pioggia, ma in realtà il tempo si è già riassestato. Pronti per la Marga Antola, come ci ha insegnato il proprietario della Marga precedente. Ecco qui il nostro Peralba. Un bellissimo tratto in bosco. Ciao. Con un po' di pioggia siamo scesi ancora di quota, ma saliamo e scendiamo di continuo. Eccoci alle 13:40, Marga Antola, con agriturismo e speriamo anche possibilità di mangiare qualche cosina, un frico ad esempio, potrebbe essere una buona cosa. Ore 14:50, dopo i racconti divertenti, interessanti del signor Giuliano, riprendiamo la marcia, ancora circa 3 ore e mezza ci dovrebbero aspettare per il Calvi. Dov'è Speedy?
qua dietro. Ah. Non ci so più, se pigli l'altro camion. Ha combinato? Ho deciso di tenersi in dieta per oggi, quindi dopo aver bevuto due birre, cosa hai mangiato Paolo? Polenta con le salsicce, no, con la birra, poi ho mangiato delle lasagne alle erbe, poi una peperonata e ho dovuto diluire tutto con due birrette. Ci si è tenuto leggero. La signorina tanto stanca? Io oggi ho mangiato polenta e formaggio, ho bevuto una piccola birretta, due caffè, e stessa cosa di Paolo, la lasagna, e invece adesso ho mangiato una buonissima insalata mista. Allora Christian ci stava raccontando che ha visto un volpino qui. Sì, lassù, prima, mentre passavo sotto le rocce l'altro giorno, ha sentito il cane che ringhiava. Boh, sono andato a vedere un attimo cosa. Altro amico. Cos'era? Il cane come si chiama? È lui. Il cane è Steel. Grazie, sta Steel. Praticamente mangiando un bocca. Ciao Steel, stiamo parlando di te. L'ha chiamata, chi li ha chiamati con un verso abbastanza strano. Hai visto i due volpini mettersi in attenzione e scappare giù di là e via. E giù. Poi si è diventato buio. La signora Anna, mi piace la volpe, sa? Che cosa guarda la volpe? Ah, mi piace tanto, la volpe e l'aquila sono belle. La signora Anna ci raccontava da quanti anni è qui a gestire il rifugio? 42. Mm. E adesso c'è suo figlio Christian? Sì, c'è Christian, c'è Renata, c'è ancora da quest'anno c'è anche la moglie di Christian, Elisa. E poi c'è Ettore, che è mio cognato, e più o meno siamo qua sempre. Voi eravate molto giovani quando avete iniziato questa attività? Ero sposina, in viaggio di nozze. Ah, proprio? Sì, quasi in viaggio di nozze. In aprile mi sono sposata e in giugno siamo venuti su. Però c'era anche mia sorella Rosina, la moglie di Ettore, e anche loro si era in quattro in pratica con Giulio, mio marito. E lei era sposata però in novembre, un po' di più, e in base si rimaneva qui Giulio, io e Rosina, e Ettore veniva sabato e domenica e se no lavorava nel bosco. Ma già prima di sposarvi avevate deciso che questa era la vostra vita? Ma o è venuto dopo? No. Io veramente avevo voglia di tornare in Germania, e invece mio marito Giulio aveva detto no, prendiamo il rifugio, e allora da soli no, e allora vabbè, facciamo così, mia sorella Rosina, Ettore, lui andava e veniva come serviva, e noi invece si era qui di base fissi. E poi, di origine tedesca, diceva tornare in Germania, no? Mi piaceva, sì, era in gelateria, ma mi piaceva la Germania, anche era quindi bella. Con i turisti tedeschi si cava bene con la lingua sì, qui? Sì, non c'è problema, tutti noi forse. Ce ne sono di turisti tedeschi? Sì, 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 sì. E che cosa vogliono da mangiare? Cose diverse degli italiani? Loro vengono qui specificamente per la pasta asciutta, gli spaghetti, le lasagne e anche le buone grappe. Quelle se le godono. Ecco, e cioè, il vino. Ieri abbiamo assaggiato una grappa speciale, come si chiama? La P38. Qual era? La P38, sì sì. Che è un'invenzione di suo marito? Sì, anche quella ai suoi anni, ormai ha quasi 40 anni. Però. Che l'ha messa assieme come dosi e tutto. E adesso Christian è quello che fa tutti i lavori pesanti? Sì, fa le veci del papà, quello che avrebbe dovuto fare lui, e ha imparato molto bene tutto, era anche giovane, ma però se la cava molto bene. Ma il fatto che adesso sia qua su con la ragazza, la moglie, sposata, sì, vuol dire che ha lasciato il segno, sì, insomma, fin da sì, piccolo. Sì, mi certamente, è una sorella anche, speriamo, no? Speriamo che vada avanti bene sempre. Visto tutti sti anni. Senz'altro. Che l'avevamo tirato su. E Ettore c'è ancora, e quello tra poco arriverà. Speriamo
possa venire ancora per tanto, perché è utilissimo, ci porta il pane la mattina, ci aiuta con la legna, fa tanti di quei lavori. Poi durante il giorno il suo hobby è stare nel bar e qui sta proprio volentieri, perché oltre questo ha anche un ambiente giù sapata, le sue figlie. Però lì non le piace stare, preferisce qua, credo. È più uomo di monte. Anche se oggi la giornata è un po' chiusa, si vede che il posto è fantastico qui. È bello, sì, un po' fresco, ma insomma ecco che sta arrivando mio nipote, con la Suzuki, la Renata. Allora, Cristian, volevo sapere, mi diceva tua madre che appunto fin da piccolo hai avuto la passione di questi luoghi, adesso sei quello che si occupa della gestione delle acque, dell'elettricità. Cose un po' più da esterne all'ambiente interno della cucina. E non ti occupi di cucina mai? Ah, no. Cioè la mia cugina che là sta arrivando, che è molto brava, e io faccio un po' quello che serve, insomma, lavo i piatti più che altro e vedo che tutto un po' sia a posto del resto. L'attività di manutenzione è difficile? Sì, no. Avete avuto degli aiuti, mi dicevate, anche dei volontari che hanno aiutato a ristrutturare? Grazie a loro hanno fatto delle belle cose, siamo riusciti ad avere anche dalla sezione del CAI e di Sappada giù delle belle cose, siamo riusciti a rifare le camere un po' bene, che sennò erano messe un po' in condizione non più tanto bella, ecco, insomma. Adesso disponete di 50 posti letto, se non sbaglio, 49? Sì, 48 veramente. 48. E i servizi sono appena rifatti, ho visto, sono molto buoni. Sì, anche quelli siamo riusciti a ritoccare, però abbastanza bene. E per l'elettricità, sei tu anche te ne occupi? In realtà c'è la nostra bella turbina che praticamente dalla via in fondo dove c'è quel muschio rosso. Questa è l'attrezzo del volontario, chiamata così perché quella volta che l'hanno ristrutturata erano presenti una decina, oltre al falegname, che è il nostro falegname di fiducia molto in gamba, e molti volontari del CAI di Sappada, e che praticamente in due giorni hanno fatto diventare la cucina di questa stanza. Mi diceva Anna che l'unica cosa originale sono il pavimento. Questo ha la sua, però molto ben laccato, molto ben tenuto. Mio papà ci teneva molto questo pavimento. Questo qua lo accava praticamente non ogni anno, ma ogni quando si va un po'. E dopo anche il tempo e l'usura fa anche il suo, ma tiene botta. ce ne abbiamo tante, nel senso che abbiamo tutti i nostri piatti, dai canederli alla zuppa d'orzo. Ci è sempre piaciuto rimanere nei piatti tipici, con polenta, salsiccia, capriolo, cervo. Poi negli ultimi anni si abbiamo un po' rimodernato un po' anche la cucina. E niente, era molto bello quel giorno, era tutto azzurro, caldo, bello, e tanti fiori nei prati, qui nei pascoli, qui alti. E di mattina c'era una fila di macchine laggiù al bivio, erano tutte scure e non si vedevano le persone. E anzi ci siamo chiesti, ma io e la mia nipote, la Erika, la sorella di Renata, che era qui con me perché mio marito è andato in Austria, e abbiamo chiesto, ma come mai sono tutte queste macchine, non c'è gente, e non si capiva il perché. Però nei lastroni c'erano le esercitazioni dei finanzieri e sparavano nel ghiaione. Però non abbiamo capito, non ci avevano neanche avvisato che avevano chiuso per questo fatto, per i finanzieri. E prima di lui è entrato un poliziotto e ci ha detto, preparatevi che arriva il Papa. Nel frattempo è ritornato mio marito dall'Austria, che era qui anche lui, e era un po' incredulo, come noi tutti, e invece era sul ghiaione che scendeva vestito di bianco. E allora mio marito ha preso mia figlia Heidi e l'ha andata incontro, e l'ha fatto accomodare qui.